Cori, allora, benvenuti in un nuovo video. Sono a Lecce finalmente. Avete visto un piccolo pezzo dove stavo sull'aereo che appunto abbiamo viaggiato. Siamo partiti che erano le 6 del mattino e siamo qui adesso e sono tipo le 10. In questo momento sono a casa dei miei nonni Niente, siamo arrivati adesso, ma con Lara, il mio compagno, però mamma invece era partita prima, con papà e i cani erano partiti prima, non si abbandonano i cani, regà. E niente, adesso stiamo un attimo qui, ma dopo andiamo nella casa che abbiamo prenotato appunto per le vacanze e c'è la piscina, insomma deve essere molto carina e quindi non vedo l'ora. Soprattutto in questi giorni vloggerò tutto e soprattutto vedrete che andrò persino a casa di una di voi. Non entrare nell'erba, Lara! Cioè, così piccola esploratrice cresce. Allora, dolcezze, siamo arrivate finalmente, siamo arrivati e questa è la nostra casetta per appunto queste vacanze. È meravigliosa. Siamo tipo Lara, vieni qui. Vieni qui. Amore, puoi prendere Lara? Ok. E praticamente è una casetta proprio con, diciamo, è tipo un residence. Guardate, c'ho pure il posto per mettermi e parlarvi. Praticamente è tipo un residence, quindi ci stanno tutte queste casette a schiera e poi la piscina. Bellissima, ci andiamo subito dopo pranzo, è meravigliosa, sono soddisfattissima perché l'abbiamo trovata io e il mio compagno a pochissimo oltretutto, quindi siamo contentissimi e vi dico la località, siamo a più o meno Lecce, perché come sapete io ho un pezzo di cuore qui a Lecce perché non ci sono nata, però ci sono nati i miei genitori, mamma, insomma papà, ho tutti i miei parenti qui, quindi adoro Lecce, adoro veramente e vi dirò, fin quando sono stata piccola ero molto dispiaciuta di non essere nata qui a Lecce perché mi sentivo l'unica della famiglia a non essere appunto nata qui, quindi però è un pezzo proprio grande di cuore e quindi sono contentissima. Prima siamo andati chiaramente a vedere prima i nonni e i miei nonni e niente, comunque adesso qua dentro è carino però perché praticamente si conoscono tutti, tutti che stanno insieme. Dopo vi faccio fare un room tour, adesso vado un attimo dal mio compagno che non so che stiano facendo. Ah no, eccolo, stanno qua. Comunque vi voglio fare un piccolo room tour. Allora, cioè room tour, house tour. Lara, vieni amore. Allora, qui c'è la cucina. Qui ci sono due letti, qui c'è tipo una cosa per mettere robe e qui c'è il bagno, ma non ve lo faccio vedere perché c'è mio padre e qui c'è la stanza. Piccola, lineare, carina, essenziale, ci piace. Ok, dolcezze, in questo momento sono appunto sto uscendo dal nostro residence, diciamo, perché ci stiamo andando a fare una passeggiata verso la parte di Lecce, appunto. Guardate che bello l'entrata. Guardate che meraviglia. E l'unica cosa è che oggi abbiamo provato a fare il bagno nella piscina, ma purtroppo non si può fare. Ci sono troppe libellule, vespe e api e ho paura che pungano. Cioè io ho una paura bestiale e ho paura che facciano male a Lara. Quindi, bella idea mettere il rossetto oggi. Quindi, credo che domani andremo al mare, vabbè comunque vedrete perché tanto vlog. Comunque per l'inciso sono senza piastra perché non la potevo portare in aereo e questi capelli me li ha fatti il mio compagno, cioè è più bravo di me a fare i capelli, ho detto tutto. Me li ha fatti benissimo. Io faccio sempre così perché che ho paura che il rossetto sui denti, perché qua è tutto probabile. Va bene, comunque, adesso ci andiamo appunto a fare una passeggiata tra appunto parenti, vediamo un attimo e vediamo che facciamo, insomma. Guardate la Lara. Comunque, una cosa è sicura. Qua c'è la pace dei sensi, cioè qui veramente la pace dei sensi. Se non ci fossero appunto le api sarebbe, non lo so, meraviglioso immagino. Ok, sì, non l'ho preso. Potete prendermelo? Mi sono dimenticato il telefono. Vabbè, faglielo rifare, che fai in automatico. Che buono. Come fai quando tu cadi e ti fa male? Mannaggia, guazza. Ma Ora basta.
Una pazza qualsiasi. Che pazza? Lo zio, il piede dello zio. Il piede dello zio. Ok, buongiorno. Giorno diverso. Siamo venuti in un'altra località, cioè la località, sempre qui siamo, però in mare, al mare. E adesso vi faccio vedere dove siamo perché è tipo bellissimo, aspettate. Sta dando, guarda Lara, te lo sta dando, vai. Grazie, come si dice? Lo vedete, sdraio. Primo mare con la scolarità, con le sdraio. Ciao, penso dei Ferrero Rocher. E tu non c'hai la, non hai la patente. Non andare. Comunque nel frattempo che Lara vuole guidare, noi stiamo uscendo e dopo il mare di stamattina siamo andati a casa, ci siamo riposati e adesso appunto usciamo. Credo che andremo prima a cena da mia nonna e poi ci facciamo una passeggiata. Comunque vi faccio vedere tutto dentro Lecce, cioè vi faccio vedere dopo. Vai. Siamo in villa e Lara sta facendo un attimo i giochini. Ciao! Vai? Vai? Dai? Dai, alzati mamma, dai! Non è successo niente! Bello! Vai! Guarda che bella le fontane! Buba! Questa è buba! Che bello! Tutta acqua, Lara, ti piace? Guarda che bello! Cioè, guardate che ci sta a fare una foto! E io faccio la foto a lui che ci fa la foto! Che bella fontana! Oh, ma là sotto si va a finire, non so! Cosa? Questa? Cosa? Guarda, anche l'altro! No, che bello! Che bello! È bellissimo! Cioè, è meraviglioso qua sopra, guardate! Per il ponticello! E questo! Guardate! Qualcuno ha buttato anche le monetine! Le meraviglie di Lecce, seriamente. Sorry. In questo momento, come state vedendo, è mio padre che mi fa le riprese, molto così. E niente, stiamo tornando adesso dal sushi, ma in realtà non ci sono andata con mio padre, ci sono andata con mio compagno. Dov'è? Col mio compagno. Oddio, che paura! E da mamma. Praticamente siamo andati con il mio compagno da soli, quindi cenetta per due. Però a un certo punto la Lara ha iniziato a dire: beh, tavolino era piccolo. Però a un certo punto la Lara ha iniziato a dire: senti, io le faccio più ferme. La Lara ha iniziato a dire: mamma, mamma, mamma. Quindi ci hanno raggiunti a metà strada papà e Lara. E niente, adesso stiamo andando appunto. Amore mio, stiamo andando un attimo a casa dei nonni dove c'è la mamma. E mo vediamo che facciamo altro. Credo che andremo a prendere un gelatino. Dopodiché basta. Ma io non lo mangio il gelato perché è un sushi meraviglioso. Io odio il sushi, come sapete, ma questo eccezionale, veramente stratosferico.
Sarà perché a Roma forse il pesce fresco, almeno dalle mie parti, non c'è sta. Qua invece a Lecce è spettacolare. Non lo so, sarò di parte, non lo so, ma era meraviglioso. Va bene, detto questo, de parte. Detto questo, io c'ho il fiatone, raga. Perché c'ho sto riso che mi si è piazzato sullo stomaco che è, non lo so, è un piacere. A dopo, ciao. E siamo appena rientrati in casa. Praticamente domani mattina vi faccio vedere che è nostro, diciamo, è proprio, aspettate, non mi vedete, è nostro tutta questa parte qua dietro, però che immagino che voi non vediate. Adesso stanno rientrando il mio compagno e mio padre, che hanno, mannaggia la miseria, perché hanno, mannaggia sti cani, perché hanno, come si dice, hanno parcheggiato la macchina. Allora, dicevo, questa comunque è la parte principale della casa. E poi, amore, vai piano, ti prego, perché sta tornando. Lo so. Questo è il bagno, dove c'è questo gradino, questo qua, che mi stava a fare un sacco. Stavo a morire per 5 volte all'inizio. Comunque questo qua, poi appunto questo è il bagno. Questo l'abbiamo messo noi. Questa sono io, buonasera. Buonasera, ciao. Sto a morire da caldo. E vabbè, qua ci sono delle cose. Questa è la doccia. Comunque è carina come casetta. Cioè perlomeno mi piace moltissimo. Guardate che bella. Adesso è un pochino in disordine perché ce ne siamo andati via un bel po' di ore fa, un po' di corsa, perché c'era Lara che sclerava un attimo da serie voglio uscire, me ne voglio andare, fatemene andare via. Quindi niente, detto questo, per oggi smetto qui di vloggare. Prossimamente ci saranno delle cose fighissime, quindi aspettate gli altri vlog, perché nei prossimi giorni andrò anche a incontrare a casa una di voi. Quindi aspettatevi quel vlog, sarà una cosa fighissima, bellissima, sicuramente emozionante per me, spero anche per lei. E quindi niente, io vi mando veramente questo bacio, metti... E vabbè, la ira, stavo facendo il mio momento del metti mi piace. Dillo tu, metti mi piace, vai, vai. Niente, ho dei cani poco esplicativi. Comunque, metti un mi piace se il video ti è piaciuto di questa deficiente. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Un super bacio, ciao!